Il caro di quest'anno si chiama Vita, praticamente è un caro che mi è venuto in mente proprio l'anno scorso durante il lockdown, dove le persone si lamentavano del lockdown, di stare chiusi, mentre tutto intorno c'era purtroppo delle famiglie che hanno perso delle persone, una grossa difficoltà. Allora mi è venuto in mente che in fondo la vita, secondo me, si basa su quattro sentimenti molto forti, che è l'amore, la paura, il dolore e la gioia. E ho voluto fare un caro che rappresenta un po' un inno alla vita, perché la vita è questa. In passato ci sono state guerre, ora c'è stata questa pandemia e quindi in fondo bisogna convivere con queste cose e avere sempre la speranza che il futuro sia ancora migliore. E dopo ho trovato anche l'idea di metterci Bosso, che in quel periodo di maggio purtroppo è scomparso, che è un personaggio che io ho amato molto, perché secondo me è l'emblema della vita, un uomo che ha sofferto, ha dato gioia, ha avuto delle paure, ha avuto dei dolori, però ha dato anche tanto amore. E di qui mi è nato questo progetto che vuole essere proprio un inno alla vita. Intanto è un caro che è stata una grande sfida, perché ci sono 500 movimenti, è un caro anche nuovo, ci sono dei movimenti molto particolari, quindi è stata una sfida quella di completarlo nei tempi stabiliti e poi di riuscire anche a dare emozione, perché l'emozione attraverso i movimenti, specialmente il movimento di Bosso, che abbiamo veramente studiato nei video, abbiamo studiato come si muoveva, tant'è vero che ho avuto molti complimenti sia dalla famiglia Bosso che da musicisti che hanno suonato con lui, che mi hanno scritto che veramente è vivo, sembra veramente lui che suona, perché ha la stessa caratteristica di movimento. Il caro cambia quattro volte colore, il colore è legato ad ogni sentimento e all'interno dei vari sentimenti ci sono delle fotografie. Abbiamo fatto dei set fotografici con le maschere, quindi abbiamo coinvolto le nostre maschere e hanno rappresentato i vari sentimenti, quindi la gioia, il dolore, la paura, e sono stati molto bravi, si sono prestati e ci sono delle foto molto belle che ha fatto Samuele Marsili. È un carro che ha tante sfaccettature e va visto perché secondo me dà molta emozione. Questo carnevale va preso più che come carnevale, che il carnevale è vero si fa a febbraio, questo è scontato, ma va preso come un grande messaggio di rinascita, cioè che stiamo riprendendo i nostri spazi che sono stati ci sono stati un po' rubati, no, purtroppo, da questa pandemia. La sfida è quella di dare emozione, di dare un momento di riflessione ma anche di gioia alle persone, perché la vita è questa e va presa per quello che è. Ce l'abbiamo una sola e quindi bisogna vivere malgrado tutto, diciamo.